produce gli scoppi ettivi che vediamo con una folata di vento, potrebbero depositarsi su una veranda, incendiarla e da lì scatta l'incendio. Chi ha la possibilità, molti campeggi cosa fanno? Attrezzano un'area barbecue. Posso usare la carbonella, ma solo lì, in un luogo sicuro, dove non ci sono alberi, dove non ci sono aghi di pino, magari vicino al ruscello, eccetera, eccetera. Altrimenti utilizziamo i barbecue a gas. Elettrici, no. L'utilizzo dei piani cottura elettrici in campeggio non ha avuto successo per il semplice motivo, appunto, che, come dicevo prima, non ci danno molta corrente. Paghiamo una cifra esigua per la corrente, a volte sono cifre importanti, però sostanzialmente in media vengono forniti 800-900 watt, mediamente. Quindi a casa nostra, per fare un calcolo, la lavatrice ne consuma 2000, il forno 2000, possiamo accendere delle luci, una pompetta dell'acqua, ecco, il frigorifero, e poi siamo lì. Volevo, sempre per quanto riguarda l'ecosostenibilità, volevo aprire un breve excursus sull'utilizzo della melamina per quanto riguarda le stoviglie. Si è sempre portati a dire: usiamo le stoviglie di plastica. Allora, le stoviglie di plastica non sono stoviglie da campeggio. Le troviamo nei supermercati, eccetera, eccetera, però non sono state studiate per essere utilizzate in campeggio. Per il campeggio da 50 anni esiste la melamina. La melamina è un materiale quasi simile alla plastica, molto più resistente, ha la peculiarità che, appunto, restando sempre nel tema dell'ecologia, non contiene ftalati, quei famosi ftalati che adesso lo dicono al telegiornale tutti i giorni perché così fanno vedere che sanno delle parole particolari, che sono praticamente dei solventi che sono contenuti nelle stoviglie di plastica, che vengono passati dalla stoviglia al cibo che noi mangiamo. Questo materiale non contiene ftalati o solventi vari. Tecnicamente, chi fa queste cose afferma, ma io non voglio provarlo, che si può rompere un pezzo e anche mangiarlo, non succede niente. In questo caso abbiamo l'evoluzione della melamina, perché abbiamo un 60% di melamina e 40% di polvere di marmo, quindi hanno aumentato la durezza, la resistenza delle stoviglie, e gli hanno dato anche una parvenza di ceramica. A guardarlo sembra un piatto di ceramica. Quindi quando acquistiamo qualsiasi cosa per quanto riguarda il cibo, la nostra alimentazione, cerchiamo di acquistare un prodotto giusto. Ragione in più per la nostra alimentazione, perché altrimenti rischiamo di fare le vacanze en plein air, ecologiche, senza inquinare, poi ci avveleniamo noi. Possono essere messi in lavastoviglie, possono essere trattati come qualsiasi piatto di ceramica. Il piatto di plastica, sostanzialmente, quando lo laviamo 4-5 volte, comincia a fare una piccola pellicina. Ecco, quella pellicina lì è cancerogena, ma altamente cancerogena, non a livelli bassi. Abbiamo anche i bicchieri. Ah, un'ultima cosa, queste stoviglie vengono cotte 3 volte come la ceramica, quindi possiamo dire che
All'inizio magari l'investimento ci sembra esagerato, perché comunque la parvenza, dico, compro un piatto di plastica. Non stiamo comprando un piatto di plastica, stiamo preservando la nostra salute, ma acquistiamo anche un piatto che durerà 50, 60, 100 anni, senza cambiare le sue caratteristiche, soprattutto. Noi abbiamo ancora in casa dei piatti di mia nonna di melamina che 46 anni fa, ma non ve l'ho detto, aveva sulla sua roulotte. Per quanto riguarda i bicchieri, per avere il trasparente, però il bicchiere di plastica che tutti nella vita o almeno una volta abbiamo bevuto il vino e abbiamo detto sa di plastica, i bicchieri li fanno in nitrile, è una sostanza sempre che non rilascia nessun tipo di solvente nocivo per la salute e però è trasparente per dare appunto la parvenza del vetro. Anche questo può essere utilizzato, messo in lavastoviglie eccetera eccetera, non altera sapore e odore del cibo o del liquido, insomma, in questione che stiamo facendo. Le mug, le tazze, sono fatte in un altro materiale ancora. Perché? Perché la melamina e il nitrile a 96 gradi diventano morbide, non diventano pericolose, però diventano morbide. Mentre le tazze che usiamo per bere il tè, che magari è a 99, sono fatte in ABS, che è un altro materiale che non rilascia sostanze nocive per il nostro corpo, può essere lavato con, come laviamo le tazze normali, ma inizia a diventare morbido, cioè a deformarsi a 110, quindi il problema non si pone. È un discorso che tenevo a fare perché comunque lavorando in un negozio mi accorgo molto spesso che anche chi va in campeggio da anni dice mi servono i piatti di plastica, quelli lì. Mi piace sottolineare che appunto cerchiamo di andare in campeggio, di non inquinare, di fare la raccolta differenziata eccetera eccetera per non inquinare i mari che a sua volta e dopo la fine usiamo un piatto di plastica spelacchiato e ci ammaliamo noi. Poi qua abbiamo portato, così dopo se volete potete anche dare un'occhiata, parlavamo di materiali, una piccola scelta di attrezzature, accessori, vuoi per risparmiare spazio, vuoi perché sono cose curiose, li ho portati molto piccoli, cioè quello che al momento la tecnologia ci permette di avere come minimo ingombro, minimo peso, massima prestazione. Faccio una breve carrellata, abbiamo nella scatolina bianca e arancione vicino alla borraccia, quello è un materasso alto 5 cm. Ovviamente, come dicevo prima, non può essere il Hemiflex, però insomma il Hemiflex non diventa gonfiabile. Questa è una tenda, ma non, cioè è già una tenda, una signora tenda, una tenda molto tecnica, doppia camera, quindi anche per quanto riguarda le temperature molto isolata, da una persona. Leggera, poco ingombrante, ha dentro anche la paneria, non c'è dentro anche la paneria. Fornello. Come dicevo prima che sta in un taschino, sta veramente in un taschino.
poi io lo apro e posso mettere la pentola. A seconda di dove vado, come dicevo prima, cerco di farmi una dotazione, ovviamente non mi serve più il fiammifero per accenderlo perché ha già il piede elettrico, ciccherie. E come dicevo prima, per scegliersi una dotazione a seconda di dove vado, anche qui abbiamo la possibilità di dire dove vado, do via una notte, prenderò la cartuccia piccola. Se ho uno zaino, insomma, fa la differenza, perché la cartuccia grande è grande così. Cioè tre di queste. Per una notte non mi serve, cercherò di ottimizzare e prendere quella più piccola. Stoviglie collassabili, quando non le uso diventano piatte. Devo bere, solo che ho tante cose, le schiaccio, posso mettere in tasca o nello zaino, eccetera, eccetera. Stoviglie collassabili intendo anche le pentole. Coperchio col corapasta bucato, quindi non mi devo portare dietro il corapasta. E la pentola, cuocio la pasta e quando non mi serve più la chiudo. Come dicevo prima, 5 cm una cosa, 3 cm l'altra, 10 grammi di qui, 5 grammi di là, riesco a avere uno zaino da 40 litri. Da 40 litri ho la mia tendina, vado a farmi le ferie 15 giorni con uno zaino a 40 litri con dentro tutto. Quanto costa una pentola così? Allora, ce ne sono un po' di tutti i prezzi. Questa io ho portato il top per vari motivi che non sto qua. Questa è il top, questa tiene 50 euro. Esistono anche che costano di meno, c'è anche il bollitore per il tè, se uno vuole farsi il suo tè c'è il bollitore con la vaniglietta e poi lo schiacci e non funziona. Non voglio, questa è un'evoluzione degli ultimi anni, non voglio quando sono alla sera in campeggio, sono in tenda, oppure anche con la caravan è piccolina, oppure ho preso su l'impossibile. Non voglio la sera mettermi sullo sgabellino, che dopo un'ora che sto parlando, sono... diciamo che questo è lo sgabellino d'emergenza, che va benissimo, per leggero, eccetera, eccetera. Allora, voglio un qualcosa che assomigli a una poltrona. Abbiamo la comodità di una poltrona che ci permette di stare seduti anche tutto il pomeriggio. Non voglio entrare in tecnicismi, però sembra una stupidata, ma le ginocchia sono più alte del bacino, come vedete. Quindi anche chi ha camminato molto, sono stato a vedere Palazzo Pitti, le ginocchia più alte ti scaricano la lombare. Quindi è una poltroncina riposante, più sto seduto più mi riposo e quando la devo mettere via, questo è il suo contenitore, il suo sacchetto, tolgo il vestimento, la paneria con degli elastici che non mi complicano la vita, non mi ricordo più dove vanno i mali, la metto via. Gli elastici durano un tempo, una settimana. Quando arrivo la apro,
vuole un minuto di orologio, però potete ben capire l'evoluzione e la differenza fra i due articoli. Peso un chilo, perché magari sto andando a fare le vacanze a piedi con lo zaino. Un chilo non è due chili, e quindi se devo farmi, non so, adesso dico una banalità, il cammino di Santiago, cammino 7-8 ore al giorno con questo qua, parlavamo di energia elettrica, l'illuminazione e le classiche lanterne da campeggio. Ormai ovviamente la forma è la stessa, ma sono state soppiantate dai LED. Durata di decine di ore di una carica di batteria. Batteria al litio, ottimizziamo l'energia che abbiamo. Questo tipo di lanterna, per esempio, fa 12 ore di luce con una carica che carichiamo col caricabatterie del telefono. Normalissimo. 4 ore carica e ci dà 12 ore di luce. Però se la mettiamo al minimo di luce, perché non abbiamo necessità di leggere un libro, ma solo di vederci in viso per fare due chiacchiere, la mettiamo al minimo dell'intensità, queste 12 ore diventano 48. Per 3 giorni non abbiamo possibilità di prendere corrente da nessuna parte, per 3 giorni questa ci dà la luce, per 3 notti. Ho scaricato il telefono, possiamo prelevare da qui la corrente per caricare il telefono. Attacchiamo il telefono direttamente alla lanterna. Tutta questa evoluzione dei pannelli solari e della luce a LED nel mondo del campeggio ha fatto un'ottima rivoluzione e ha risolto un sacco di problemi da tanti. Anche la presa non si muove. Scusa? Anche la presa con la accendisigari. Anche la presa accendisigari, mentre viaggiamo, se siamo in automobile, ok, possiamo ricaricarla di giorno con l'accendisigari. Oppure con il campeggio, con la caricabatteria. Qualsiasi cosa va bene per caricarla. Rispetto a quelle che una volta avevano dentro una lampadina delle luci di posizione delle automobili che duravano un'ora, poi le hanno fatte waterproof oppure rainproof, quindi o se piove oppure se mi cadono dentro nel fiume si rovinano, eccetera eccetera. E appunto, ripeto, soprattutto chi si avvicina al campeggio ti sono tantissimi problemi e hanno dei range di costi, diciamo, irrisori per il servizio che fanno e per chi si avvicina al mondo del campeggio. Tutte queste cose, comunque, abbiamo la possibilità, se vogliamo avvicinarci al mondo del campeggio, di prendere il minimo indispensabile e di non spendere delle cifre esagerate, pur avendo comunque già un ottimo livello di comfort. Una cosa interessante, facendovi vedere tutte queste cose molto microscopiche, ovviamente non è tutto così, ci sono anche delle cose grandi, confortevoli, ci sono i divani che poi si piegano, diventano piccoli, però c'è il divano vero e proprio, l'estraio con 70.000 posizioni, super traspiranti, super leggere, imputrescibili, quindi possiamo lasciarle un mese sotto la pioggia, non si marciscono, cambiano colore, eccetera, eccetera. E ho tenuto a farvi vedere queste cose molto piccole perché negli ultimi anni, ma da poco comunque, ha preso molto piede il turismo, il cicloturismo. Sempre tornando sul tasto dell'ecologia, l'utilizzo della bicicletta è sempre più consigliato e sempre più apprezzato. Perché non fare anche le vacanze con la bicicletta?
si può fare, si può partire da casa e fare il proprio case, oppure ci sono degli itinerari sparsi in tutta Europa dove io parto con un altro mezzo verso una località e da lì parto con la mia bici e ho la mia tenda, ho il mio fornellino e volevo lasciare spazio anche a qualche domanda, magari se qualcuno voleva approfondire una cosa oppure una semplice curiosità. È spettacolare così con la cosa. Quando andavo io non c'era mai. Lo so. Era tutto da scoprire, però se non ci fosse stato il campeggio negli anni 70 non ci sarebbe questo. Non ci sarebbe stata l'evoluzione. Beh, negli anni, nei tempi, io ricordo che una signora, me la ricordo come se fosse ieri, che a un certo punto mi dice, stavo facendo vedere lo frigorino, e dice, per l'amor di Dio, non porteremo anche il frigorifero in campeggio. Ai tempi, come tu la si ragionava, era proprio quasi scandaloso vedere il frigorifero. Beh, ultimamente è così. Adesso la nuova frontiera potrebbe essere, non so, perché ormai c'è tutto, i caloriferi. I termoarredi, ci sono i termoarredi. Sono già diventati vecchi anche lui. È l'umiltà il campeggio, quello che conta di più è quello lì per me. Sì, dopo c'è lo spirito del campeggio. Il campeggio vero comunque alla fine è con quello che si ha, qualche. Certo, dopo ovviamente adesso abbiamo anche le possibilità di affinare i nostri gusti, eccetera, eccetera. E giustamente uno vuole anche avere le proprie cose adatte per la sua vacanza, che però comunque è una vacanza che chi è già stato tanto in campeggio se le ricorda sempre, sempre scusa di ricordo di aneddoti, ti ricordi quella volta là quando eravamo lì che abbiamo fatto così eccetera. Molte volte le vacanze diverse dal campeggio, anche il ricordo ne lascia un ricordo meno marcato. Questa magari è una mia impressione, però è così. Cioè, soprattutto le più arrangiate, le vacanze più arrangiate in campeggio sono quelle più belle. Che esatto. Perché magari al momento sei anche un attimino, però poi te le ricordi, ma ti ricordi come abbiamo fatto? Però ripeto, ecco, chi vuole comunque fare l'esperienza del campeggio in una struttura dove ci sono tutti i comfort e anche di più, ormai c'è qualsiasi possibilità. Nella stessa struttura di lusso uno può anche andare con la tendina e il sedile. Con la casa sulle piante. Anche le case sulle piante, sì, c'è di tutto. I carretti del Far West, ormai... Vorrei chiedere, gli schiavi della tenda? Sì. È una soluzione un po' solita, ma ancora attuale? No. Eventualmente se c'è ancora, se le... Allora, contro, insomma. Il carrello tenda, lo dico anche con un po' di, non dico tristezza, però insomma malinconia, purtroppo le aziende italiane non esistono più. E l'ultima è stato Convert con il Pegaso. Carrello tenda Pegaso, che era quasi un appartamento aperto, era bellissimo. Non so i meccanismi commerciali per i quali il carrello tenda in Italia ha avuto... Te li posso dire io se vuoi. Sì, vabbè però... No, perché allora il problema è stato che gli italiani hanno sbagliato a comprare il carrello tenda. Io sono stato uno dei primi a vendere il carrello tenda a Brescia, e mi sono reso conto che la gente comprava il carrello tenda convinti di comprare una roulotte. Invece si comprava una tenda più facile da montare, più facile da trasportare, più ampia se vogliamo, però era una tenda. Anche più completa, però. Sì, era anche più completa, però partivano tutti con l'idea di avere l'alternativa alla roulotte, ma non era vero. Perché poi avendo il telo è naturale che se c'era umidità, se faceva freddo, così, quello non lo beccavi naturalmente. Aveva un senso di più per, non so, i tedeschi che allora si muovevano su lungo raggio, cioè uno che parte da Düsseldorf per andare al mare fa 400-500 km. Noi abbiamo il mare a 150 km,
Quindi poi lui passava la caravan, c'è gente che comprava il carrello tenda, poi dopo un anno, due anni passava la caravan perché effettivamente gli cambiava poco la vita, però aveva una struttura più isolata, cioè, quindi era una forma che i francesi lo usavano molto. Però ecco, non si partiva, noi andavamo sul carrello tenda convinti di comprare la caravan, invece si comprava la tenda, quindi non è più molto stato diffuso. Ormai direi che è quasi scomparso, diciamo. È scomparso. No, questo discorso è vero in parte, perché comunque ci sono delle zone, perché anche secondo me c'è una ragione anche culturale, chiamiamola. Gli olandesi e i francesi hanno ancora tante aziende che fanno carrelli tenda. Quindi se ci sono tante aziende. Il fatto è che loro, cioè, per muoversi, hanno bisogno di un mezzo veloce, cioè l'olandese, se vuole cambiare il panorama in un certo senso, deve venire giù da noi, quindi deve fare 500 km. Sì, sì, sì. Cioè, se esatto, anche per il weekend, il fatto di dover fare 300 km per andare al mare o cambiare il panorama, se uno prende solo una città centrale alla Germania, il panorama è abbastanza simile. Cioè, se vuoi cambiare, andare in montagna o andare al mare, cioè noi siamo qui, la montagna l'abbiamo a 3 km e il mare a 150, cioè. Quindi non ci serve una roba per muoversi veloci, cioè, o perlomeno ci impiegheremo col carrello tenda, ci impieghiamo un'ora e mezza, con la veloce impieghiamo un'ora e 40, cioè, quindi la differenza tempo non giustifica il motivo. Comunque esistono ancora parecchie aziende. Sì, poi magari anche un po' mercati di nicchia adesso, questi mezzi piccolissimi che non sono più nei carrelli, né roulotte, né caravan veri. Sì, diciamo che ci sono sempre stati. Indispensabile, o fuori strada anche, ci sono adesso. Sì, allora, da un lato ci sono le proibizioni della nostra motorizzazione civile, che quindi lì ci sono omologazioni, eccetera, eccetera. Dall'altro, appunto, ci sono paesi stranieri dove questo è un meno importante, e quindi possono fare dei mezzi, chiamiamoli ibridi, ok? Le rullottine piccoline col tettino che si alza che esistono da 50 anni, però il mercato italiano non ha mai, neanche i produttori non ci sono stati, e ci sono i cultori di questo tipo di mezzi, la Lander, che è la graziera della Lander, che comunque era una specie di uovo dove c'era dentro il letto con un lavandino, era molto semplice, però a volte è proprio l'atmosfera che ti crea il mezzo. I cultori del carrello tenda ci sono ancora anche in Italia, però purtroppo le aziende che li fanno, uno deve rivolgersi per l'acquisto all'estero, però anche il carrello tenda comunque ha una sua ragione, per carità. E ci sono, conosco tantissime persone che loro guai, come la maggiolina sul tetto, la tenda sul tetto dell'automobile, chiamata maggiolina, chiamata autodoma, chiamata overland, eccetera eccetera. Le persone che magari quando raggiungono una certa età, comunque c'è la scomodità che devi salire sul tetto dell'auto, passano ad altro, la tenda non la vendono, la tengono in garage, perché comunque ci hanno girato tutta l'Europa, e sono, il campeggio è un po' così. E se noi andiamo, potrebbe essere valido questo paragone, non è come se noi andiamo in una pensione scadente e nell'albergo di lusso vediamo la differenza. Se andiamo in campeggio con la tendina o con il camper da 300.000 euro ci piace uguale. Questa potrebbe essere la differenza tra la vacanza tradizionale in albergo o appartamenti. Se noi andiamo nell'appartamento, l'appartamento è brutto, c'è rumore sulla strada, non ci piace. Se noi andiamo in campeggio, dormiamo in macchina col sacco a pelo, oppure dormiamo su il motoronda, mezzo milione di euro, ci piace uguale. È proprio una questione anche di filosofia, sì, chiamiamola anche. Se vai a impiegare la pensioncina, vuoi che eravamo? Invece la scelta del campeggio, ma è anche una sensazione, ti dirò. Sì. Cioè, a me è capitato, per dirti, non so, lui è venuto e siamo andati nella via Bolzano, c'è il Milton, quello dove siamo andati. No,
per esempio, sono andato una volta con mia moglie.